Anche l'onorevole Lucia Esposito, consigliere regionale del PD, ha partecipato alla visita ispettiva presso l'azienda ospedaliera di Caserta. Onorevole, un momento per fare il punto su uno dei principali centri ospedalieri non solo di Caserta ma forse d'Italia. Senza dubbio, è sicuramente uno dei centri più importanti qui a Caserta, importante per la vita e la salute delle persone. E questo è il senso che io vorrei dare a questa visita di questa mattina, che avvia con la Commissione Trasparenza un tour, un giro di visite nelle strutture sanitarie della nostra provincia. Noi abbiamo già detto, io ho avuto modo di ribadirlo nella recente conferenza stampa che si è tenuta in materia di sanità in regione, che la sanità casertana vive un momento difficile per scarsità di risorse e per un numero di posti letto inferiore alle necessità e inferiore alla media regionale e nazionale. E vogliamo anche dare il senso, che credo sia indispensabile in momenti come questi, di impegno e di vicinanza e di attenzione concreta ai problemi. La politica appare distante in questo momento dalla vita reale dei cittadini e dai problemi concreti. Noi abbiamo il dovere di dimostrare che così non è e quindi dobbiamo andare noi, uscendo dal palazzo, nei luoghi in cui i problemi si affrontano. E la visita di questa mattina è stata particolarmente interessante perché vedere le strutture dal di dentro dà una serie di informazioni, una percezione dell'esistente che è sicuramente maggiore rispetto a quello che si può leggere sulla carta. Naturalmente la struttura dell'azienda si è impegnata a fornirci una serie di dati che noi metteremo insieme a quelli che riceveremo da tutte le altre strutture della provincia per approfondire il focus sulla sanità casertana e per provare, e questo poi è l'obiettivo principale, a tirare fuori proposte e soluzioni. L'incontro di oggi, la visita di oggi, è anche una risposta a chi nel suo partito ha criticato l'iniziativa di occuparsi in modo trasversale del problema della sanità casertana. Sì, la visita di oggi è il senso che ho provato a descrivere qualche secondo fa. La sanità non ha bisogno di polemiche, la politica in questo momento dovrebbe provare a stare lontana dalle polemiche e quindi io spero che si sia trattato soltanto di una parentesi, sono convinta che è così, che si è trattata di una incomprensione interna assolutamente marginale, non soltanto nelle relazioni che ci sono dentro questo partito. Il Partito Democratico in provincia di Caserta deve saper lavorare unito insieme per tornare a crescere e a dare a vincere nelle amministrazioni e per tornare al governo delle istituzioni per dare le risposte che noi riteniamo utili a questa provincia. Tutto il resto è davvero secondario. Io vorrei provare a starne il più lontano possibile. Beh, stamattina abbiamo iniziato questo percorso nella sanità casertana, uno per valutare le emergenze, le necessità, anche perché credo che dopo questa fase di commissariamento che il Consiglio regionale riprenderà di nuovo questa materia, sia utile capire come stanno andando le cose. Anche in questa fase è necessario sottolineare i percorsi della sanità casertana e questi percorsi partono appunto dall'ospedale principale di rilevanza nazionale, qual è l'ospedale San Sebastiano, per poi adesso distribuirci i nostri interventi su tutto il territorio della provincia. Ecco, questo viaggio credo che darà alla fine, costruiremo un documento della Commissione che sarà utile al Consiglio regionale per poter decidere delle soluzioni per la provincia di Caserta. La provincia di Caserta è svantaggiata sul piano delle risorse, riceviamo in media rispetto alla media regionale 200 euro in meno. Dobbiamo cercare di recuperare questo gap in termini di assistenza e di garanzia dei livelli essenziali. Specialmente in questo periodo, alla luce del piano di rientro, noi ci troviamo in una situazione di grosso svantaggio rispetto alle altre province di Caserta, sia perché ci sono stati calcolati i posti del policlinico, posti letto, che materialmente non ci sono diciamo, nella pratica, sono sulla carta, ma non nelle realtà, no, diciamo, nei nosocomi, e sia perché rispetto alle quote pro capite noi pigliamo circa parecchi euro in meno rispetto agli altri, diciamo, alle altre province. Quindi
non solo criticità, ma anche vedere dove abbiamo dei risultati buoni. Qua in questo, in questo ospedale abbiamo anche sempre una riduzione di quelli che sono i ricoveri impropri, e pare ancora più ingiusto che casomai un ospedale che riduca i numeri di ricoveri poi casomai possa essere penalizzata già di partenza, come abbiamo detto, anche successivamente, perché non producendo apparentemente come gli altri nosocomi e le altre province possa essere poi ridotto il budget su appannaggio, mentre invece noi, dà eventualmente una qualità migliore di sanità rispetto allo standard che uno può pensare. Cosa può fare la politica di più? Cosa farete voi come consiglieri regionali casertani per una più equa distribuzione delle risorse per la sanità di Terra di Lavoro? Lo sforzo sta proprio tutto nel vedere qual è l'esigenza di salute in questo momento, suddivisa sia fra azienda ospedaliera sia nei nosocomi dell'ASL. Una volta viste qual è la necessità di bisogno, bisognerà sicuramente trovare una situazione di armonizzazione tra la sanità di un'azienda di rilievo nazionale rispetto agli altri nosocomi. È chiaro che qui, per esempio, una volta arrivato un malato in codice rosso può essere stabilizzato e portato in un nosocomio dove il resto dell'assistenza può essere fatta. Una volta stabilito queste questa comunicazione, armonizzazione tra i vari nosocomi, quindi fra aziende ospedaliere e ASL, sicuramente dovremo batterci affinché quella disparità rispetto alle altre province sia abbattuta, e in questo ci sarà sicuramente, penso, l'impegno di tutti quanti noi consiglieri regionali della provincia di Caserta, al di là del colore politico, perché in questo momento, mai come adesso, dobbiamo far vedere che noi diamo sanità e quel poco che risorse che sono allocate sono fatte e sono spese soprattutto per il bisogno di salute del cittadino.